Eccoci qua, c'è anche un cane con noi? Sì. Non è il mio. Ok, neanche i miei, giuro. Eccoci qua per il nostro secondo evento spin-off su Settimana del Cervello. Oggi abbiamo l'onore di ospitare ricercatori professionisti dell'Istituto Italiano di Tecnologia e i docenti, gli insegnanti di informatica dell'ITIS del Pozzo di Cuneo. Il tema è quello del game design, ovvero della progettazione di videogiochi. Io faccio un'introduzione davvero velocissima perché ho visto l'anteprima dello speech, diciamo, del discorso, e non voglio assolutamente rubare tempo ai nostri relatori. Tramite questo evento vedremo ancora una volta come la multidisciplinarietà è uno degli obiettivi della Settimana del Cervello ed è anche qualcosa che ci porta a raggiungere obiettivi veramente inimmaginabili. Con me qui c'è anche la collega del Comitato Scientifico Giuliana Tamburini, che avete già conosciuto negli Buonasera. eventi precedenti. Vi presento nell'ordine in cui poi parleranno con voi Giacinto Barresi, che fa ricerca in neuroergonomia e in interazione uomo-macchina, è un postdoc appunto all'Istituto Italiano di Tecnologia. Roberta Molinari, insegnante di informatica dell'ITIS del Pozzo. Simone Conradi, insegnante di informatica anche lui all'ITIS del Pozzo. Carlo Canali, ricercatore in robotica industriale e ispettiva. E Fernando Caponetto, ingegnere del software e di sistemi robotici. Quindi già da questa, diciamo, veloce veramente introduzione potete immaginare un pochino quanto sarà vario l'argomento di cui parleremo. Giacinto, se puoi iniziare, io non vi rubo altro tempo. Innanzitutto grazie Donatella e grazie a tutti gli organizzatori della Settimana del Cervello. Adesso facciamo partire la presentazione. Un momento. Porto la prima slide così che non abbiate anticipazioni. No spoiler. Esatto. Ed ecco qui. Dunque, si vede? Si vede bene, Sì. sì. Ok, allora, questa sera parleremo di una serie di iniziative, vi mostreremo le prime due di quelle che ci aspettiamo possa essere una serie molto... Attività di Scusate. cervello... Come? Cos'è Ti ho tolto successo? dallo stream, no, colpa mia, vai, puoi continuare. Che si collocano nella tematica che abbiamo riassunto in questo modo, cervelli a scuola di game design, per parlare della collaborazione tra IIT e ITIS del Pozzo, per insegnare e parlare di neuroscienze realizzando videogame. Dunque, durante queste iniziative, abbiamo cercato di parlare di neurointerfacce per persone con disabilità e di Exergame, che sono stati sviluppati e fruiti durante il recente lockdown. Ci saranno poi delle conclusioni brevi per riuscire a partire eventualmente con una discussione più ampia durante la fase delle domande. Dunque, inizialmente presenterò l'Istituto Italiano di Tecnologia, in cui lavoriamo io, Carlo Canali e Fernando Caponetto, poi Roberta Molinari parlerà dell'ITIS del Pozzo di Cuneo. L'IT è una fondazione che promuove lo sviluppo tecnologico e scientifico del paese e cerca di coprire diverse aree disciplinari. Quattro sono i domini principali: robotica, scienze computazionali, nanomateriali e tecnologie per la vita. La sede principale che vedete sulla collina di Morego è a Genova. E una delle tematiche che è stata più sviluppata in IT fin dall'inizio è quella della robotica e dell'interazione uomo-macchina. Il robot ICAB, il Centauro robotico per le operazioni in sicurezza, per le teleoperazioni in sicurezza, o il robot Idler per le ispezioni e la mano robotica Hannes, la mano bionica Hannes, sono alcuni degli esempi dei risultati di IT in quest'ambito. E sempre in IT è centrale il ruolo della persona, diciamo lo human centered design è l'ottica interdisciplinare traslazionale che si adotta in tutti gli studi, per fare in modo che i sistemi siano effettivamente utili e utilizzabili dalle persone che hanno bisogno di questo tipo di soluzioni. È un esempio a livello disciplinare, interdisciplinare, quello della neuroergonomia di cui mi occupo. Il progetto TIPSLA, portato avanti negli ultimi anni per realizzare sistemi interattivi per persone con SLA,
tra cui ad esempio sistemi di telepresenza. A sinistra vedete un esempio in Cappella Sistina, test in Cappella Sistina, in cui la persona ha avuto modo di fruire di una guida vista guidata ai Musei Vaticani. E a destra vedete invece un esempio laboratoristico, mostrano le due facce di questo approccio in cui si cerca di studiare in contesti di vita reale, non lavoratoristici, perciò i processi neurocognitivi, mentre si cerca anche di validare le ipotesi a livello neurocognitivo sul funzionamento della mente. In questa maniera si riesce a avere una visione completa e radicata nella realtà dei processi cognitivo-comportamentali. E questo è stato poi il punto di partenza per le attività di cui parleremo oggi, dato che l'incontro con l'IDIS del Pozzo di Cuneo all'inizio del 2019 è partito proprio da un progetto che vi descriveremo meglio subito dopo la presentazione che adesso Roberta Molinari farà dell'IDIS. A te la parola, Roberta. Buonasera a tutti. Io vi presento l'ITIS Mario del Pozzo. Vai pure avanti, grazie. Il nostro istituto ha compiuto da poco 60 anni e oggi conta più di 900 studenti e un centinaio di docenti. Si è continuamente aggiornato adattandosi ai tempi e quindi ha proposto sempre nuovi corsi. Si è partiti con l'elettrotecnica per passare alla chimica, quindi alla meccatronica, e quest'anno partiranno due interessantissimi corsi, la chimica biosanitaria e la logistica. 3 anni fa è nato il corso di informatica Smart Robot e ha subito riscosso un grandissimo successo. Questo corso è nato per venire incontro alla crescente richiesta di robotica per uso domestico e di servizio. Mancava una figura che avesse delle forti competenze di informatica, ma che nello stesso tempo avesse conoscenze di elettrotecnica. In questo corso una materia che si chiama microrobotica, che prevede la forte presenza sia di docenti di informatica che di elettronica. Grazie a questa forte innovazione portata da questo corso abbiamo potuto partecipare all'evento Futura nel febbraio del 2019 portando tantissime attività. Futura è un evento che è stato promosso dal MIUR all'interno del Piano Nazionale Scuola Digitale e lo scopo era la condivisione di buone pratiche educative e di percorsi innovativi. Nel corso Smart Robot si vogliono fornire sia competenze tecniche, ma anche quelle competenze trasversali che sono sempre più richieste nel mondo del lavoro, come il lavorare in team oppure l'essere creativi. Per questo, in questo corso abbiamo attivato moltissimi progetti che man mano sono diventati curricolari e ci hanno dato moltissime soddisfazioni, direi, questi progetti. Vi inizio a descrivere il progetto che noi abbiamo proponiamo nelle nostre terze, che è la Now Challenge. Vai pure, grazie, con il video. La Now Challenge è una competizione in cui nei vari anni vengono proposti degli scenari in cui si devono inventare i modi in cui utilizzare il robottino Now. E nel 2017 siamo riusciti a vincere incredibilmente. E quindi abbiamo vinto proprio il robot umanoide. A questo punto abbiamo avuto l'occasione di partecipare a Tu sì che vales. Non so se si sente l'audio, io non sento. No, non credo che si senta l'audio. Comunque, è stata un'occasione incredibile, ovviamente, sia per i ragazzi che per noi. È stato ovviamente molto divertente. In seguito, poi, vabbè, adesso c'era la gag con l'altro progetto. Invece, successivamente abbiamo qui AstroPie, in cui alcuni ragazzi delle quinte hanno partecipato appunto a questa competizione a livello europeo. Proponendo una loro ricerca scientifica, ovvero il monitoraggio degli effetti antropici sulle foreste.
Il loro progetto è stato selezionato e quindi ha avuto l'onore di essere eseguito sul computer Raspberry Pi a bordo della stazione spaziale internazionale. In quarta, invece, il nostro corso propone appunto tutti i progetti in collaborazione con l'Istituto Italiano di Tecnologia. L'anno scorso abbiamo realizzato questo drone terrestre che era in grado di muoversi in maniera autonoma nell'ambiente. E poi abbiamo realizzato degli altri progetti, cioè degli altri giochi, videogiochi, ma di questo adesso vi parleranno Giacinto e Simone. Grazie Roberta. Infatti, come vedete già da questa immagine a sinistra, c'è l'interfaccia, la neurointerfaccia a basso costo che abbiamo utilizzato durante questo progetto iniziale. E in questa fase introdurrò alcuni aspetti del game design che sono stati curati durante l'insegnamento e poi in particolare quello del neurogaming, che è diventato il primo progetto effettuato con l'ITIS del Pozzo. In generale, prima di tutto, vorrei fare una piccola premessa sulle potenzialità dei videogiochi nei contesti più vari, in particolare formazione e salute. Diverse ricerche hanno mostrato il valore positivo che ha il gaming all'interno, ad esempio, del trattamento o della riabilitazione di problematiche come disturbo di attenzione e iperattività, arrivando pure all'uso del videogioco come una sorta di medicina digitale. È stato anche prescritto, sono stati prescritti videogiochi per il trattamento di problemi anche ad esempio a livello di dipendenza dal fumo. In generale, per fortuna, anche se è mancata per molto tempo conoscenza sul benessere che può arrivare dal videogioco, adesso stanno arrivando diverse iniziative come il portale di idea dell'Associazione degli sviluppatori e dell'industria dell'intrattenimento digitale in Italia. Tutto sui videogiochi è questo portale di informazione che, guidato da alcuni esperti, mostra alle famiglie e a tutti gli stakeholder il valore del gioco all'interno di questi contesti. In particolare, io ho pensato di soffermarmi anche durante la mia carriera sugli aspetti del gioco a livello di motivazione e di coinvolgimento. Perché il gioco fondamentalmente tramite feedback, le risposte automatiche che arrivano dal sistema, ciò che caratterizza veramente un videogame rispetto agli altri tipi di gioco, porta a un coinvolgimento della persona, come pure a un coinvolgimento di specifiche funzioni cognitive. In questa maniera si riesce ad avere un coinvolgimento a due livelli che porta al potenziamento di alcuni processi cognitivi. Alcuni esempi sono evidenziati nella figura all'interno della slide, e questo ha portato a riflettere su quali sono gli elementi del videogioco che possono portare tali facilitazioni nell'apprendimento o tali effetti positivi. E tali elementi vengono incorporati di solito per applicazioni non strettamente ludiche, nel secondo l'approccio della gamification. Nella gamification si prendono alcuni elementi tipici del videogioco, dai feedback premianti, ad esempio, anche a livello sonoro, può essere anche il tintinnio delle monete o altri tipi di risposta automatica, in contesti non ludici. E io faccio l'esempio del training chirurgico in un progetto che ho seguito, in cui si utilizzava una risposta automatica di feedback un bisturi in realtà aumentata, che si ritraeva quando un chirurgo perdeva concentrazione nel compito che stava svolgendo per allenarsi all'utilizzo di un laser. Sostanzialmente, quando il chirurgo si distraeva, rilevavamo a livello cerebrale questo tipo di variazione nella sua attenzione e il bisturi si ritraeva in maniera tale da indicare che non poteva più essere attivato il laser. Chi era addestrato in questa maniera, dovendosi concentrare ogni volta per estendere il laser e poter estendere il bisturi virtuale in realtà aumentata e attivare il laser, era da 2 a 3 volte più rapido a parità di precisione e accuratezza. E poi c'è l'aspetto dei serious game, in cui invece si tratta di avere un gioco vero e proprio, perciò con applicazioni ludiche, ma che è capace di veicolare anche attività non ludiche, come educazione, riabilitazione, terapia o promozione di comportamenti salutari. All'interno di queste tematiche serie gioca un ruolo fondamentale anche l'insegnamento del game design e dello sviluppo di videogiochi.
perché fondamentalmente si crea un doppio aspetto motivazionale in cui si può far imparare i ragazzi facendo far loro qualcosa e rendendo intrinseca la motivazione in questa attività a causa dell'attesa di fruire di un prodotto coinvolgente. In sostanza, i ragazzi tendono a imparare elementi di progettazione e sviluppo di videogiochi, quindi le basi della programmazione e dello sviluppo di software, tramite un'attività in cui l'elemento premiante è l'atto creativo di sviluppare il videogioco e l'atto poi di intrattenimento di poterne fruire alla fine di questo processo. Noi, durante le attività che abbiamo svolto, abbiamo cercato anche di cogliere e di scoprire delle potenzialità inattese di questo tipo di approccio didattico, perché era possibile introdurre l'elemento, ad esempio, dello user-centered design, enfatizzando i processi neurocognitivi dell'utente, per fare in modo di dare un'idea più globale possibile e comprensiva possibile della complessità che caratterizza il giocatore come persona. Quindi non si trattava solamente di lasciare i ragazzi liberi di sviluppare qualcosa in modo creativo, ma anche di fare in modo di far loro pensare a chi avrebbe dovuto, a chi avrebbe potuto, dovuto fruirne, cioè del giocatore, pensando a difficoltà o problematiche che a volte non vengono considerate. Abbiamo iniziato a far questo a partire dal progetto TIPSLA, in cui tramite le attività di un triennio progettuale con supporto di Fondazione Roma, Fondazione Sanità Ricerca e IT, i ricercatori dell'IT hanno sviluppato dei sistemi per persone in stadi avanzati della sclerosi laterale amiotrofica, in particolare nei casi in cui le limitazioni al controllo del proprio corpo fossero limitate ai movimenti oculari. Quindi noi abbiamo sviluppato interfacce utente oculofisiologiche basate principalmente su quello che la persona poteva controllare, sguardo e pensiero. Quindi abbiamo sviluppato anche dei videogiochi e li abbiamo anche testati con pazienti, sfruttando, ripeto, una sorta di design accessibile e inclusivo che mettesse a frutto ciò che la persona poteva controllare. In questo caso, ad esempio, il movimento dello sguardo per spostare il personaggio e il rilassamento, in base a informazioni che derivavano dalle variazioni della conduttanza cutanea, come indice di stress, per accumulare energia e attaccare i nemici circostanti. Un design specifico per una persona che poteva usare solamente sguardo e pensiero per interagire e intrattenersi tramite un videogioco. A partire da questo, abbiamo pensato di contattare l'IDIS del Pozzo per spiegare che tipo di attività abbiamo effettuato durante il progetto TIPSLA e rendere i ragazzi informati sia su come realizzare dei videogiochi per persone con disabilità motorie gravi, sia per spiegar loro, ad esempio, i presupposti in base ai quali questo tipo di sistemi può funzionare, spiegando loro, ad esempio, che cosa sono i segnali elettroencefalografici e che tipo di architettura cerebrale sostiene i diversi processi neurocognitivi, sposando cioè una conoscenza dell'utente che arriva ed è radicata nel funzionamento neurocognitivo con le questioni relative al design centrato sull'utente a livello di accessibilità e inclusione. In questa maniera, alle conoscenze del funzionamento del sistema nervoso e sui dispositivi di neurointerfacciamento, realizzando dei sistemi a basso costo che potevano essere fruibili da tutti, abbiamo dimostrato in questa maniera che dando le conoscenze che i ricercatori hanno maturato tramite studi sistematici e sperimentazioni controllate, era possibile istruire gli appassionati o degli studenti a realizzare delle interfacce capaci di liberare le capacità espressive di persone con gravi disabilità motorie. E in questo processo di insegnamento allo user-centered design si è arrivati a una sensibilizzazione degli studenti in relazione a capacità, limiti e bisogni di una persona in difficoltà a questo livello nel suo contesto quotidiano. E ora sarà Simone a dare i dettagli dei risultati di questa attività didattica che i ricercatori IT hanno svolto all'inizio del 2019 nella sua scuola. Esattamente, buongiorno a tutti. Questa attività si è svolta durante l'anno scolastico appunto 2018-2019 e in particolare è iniziata a gennaio 2019, si è svolta presso la nostra scuola, l'ITIS del Pozzo, in quella che ai tempi si chiamava alternanza scuola-lavoro, nell'ambito dell'azienda simulata, quindi possibilità di svolgere un progetto per gli alunni
in orario sia curriculare che non, in modalità aziendale a tutti gli effetti. Gli alunni protagonisti del progetto sono stati gli alunni della quarta A robotica di quell'anno scolastico, che tra l'altro sono gli alunni che abbiamo diplomato 2 settimane fa e sono i primi alunni diplomati della curvatura Smart Robot in Italia, quindi brillantemente usciti dalla nostra scuola 2 settimane fa. Il progetto da loro sviluppato ha un nome, il nome è Mind Games. Nella slide a sinistra potete vedere il logo, logo che è stato ideato e appunto disegnato dagli alunni stessi. A destra invece vedete il dispositivo hardware che è un po' il protagonista di questo progetto, che è un caschetto EG, un caschetto commerciale di un brand che si chiama Emotive. Il modello specifico è l'Epoch Plus. Il caschetto è abbinato a un software prodotto dalla Emotive stesso, che si fa carico di intanto ricevere i segnali del caschetto e inviarli a un computer, ma soprattutto si fa carico di elaborare questi segnali ricevuti dai vari elettrodi in dati più di alto livello, facilmente poi utilizzabili all'interno di un'applicazione, in particolare nel nostro caso di un videogioco. Vai pure avanti. Applicazioni che sono state sviluppate dagli alunni utilizzando due ambienti noti standard. Uno è Processing, vedete il logo a sinistra, e l'altro è Unity. Processing è un ambiente di programmazione che consente di sviluppare applicazioni e che ha al suo interno anche una IDE. Nella sua versione basica eredita tutta la sintassi, comandi del linguaggio Java, ma poi mette a disposizione anche altri linguaggi come Python o JavaScript, e in più implementa funzioni di alto livello principalmente orientata alla grafica e all'audio. Per questo motivo è un tipo di ambiente che si predispone abbastanza bene a realizzare videogiochi, soprattutto videogiochi bidimensionali. Il secondo framework utilizzato è un vero e proprio game engine, Unity 3D è piuttosto noto ed è uno dei motori grafici che va per la maggiore per lo sviluppo di videogiochi o comunque animazioni tridimensionali in tempo reale. E questo si appoggia a tutto un altro linguaggio di programmazione simile a Java, ma questo linguaggio è il C#. Vai pure avanti. Questa slide è operativa. Operativa cosa significa? Prima di entrare nel merito dei singoli videogiochi, c'è questa parte legata effettivamente all'indossare il caschetto e al calibrarlo sull'utente che, ora noi non possiamo farvi provare videogiochi in questo momento, essendo a distanza, ma è una parte che è molto sempre interessante e richiede un certo tempo. Vedete la foto a sinistra, il momento in cui gli elettrodi vengono bagnati con una goccia di soluzione fisiologica che gentilmente ci hanno prodotto i colleghi del Dipartimento di Chimica. A destra vedete il caschetto indossato e a sinistra vedete un'immagine in cui i cerchi verdi sono gli elettrodi che stanno ricevendo un segnale di buona qualità. Quelli neri invece sono elettrodi che non stanno ricevendo nulla. Vedete anche che la testa del ragazzo che indossa il caschetto è piuttosto abbondante di capelli, quindi è una situazione particolarmente difficile, però i miei alunni sono diventati piuttosto bravi con l'esperienza, quindi facendo tanti test, nel far indossare e rendere utilizzabile il caschetto anche su persone con capelli molto lunghi. Vai pure avanti. Ecco. Hanno utilizzato i ragazzi per interfacciare il caschetto con il videogioco. Hanno utilizzato dei dati di alto livello prodotti dal software di Emotive. Essenzialmente avevano a disposizione 5 tipi di dati che fanno capo più o meno a interesse, concentrazione, eccitazione, rilassamento e stress. Quindi all'interno del videogioco i miei alunni avevano a disposizione 5 numeri compreso fra 0 e 1 che misuravano in qualche maniera il grado di interesse, il grado di concentrazione, il grado di eccitazione, inteso come grado di attrazione verso un'attività che si sta facendo, che si sta per fare, il rilassamento e lo stress. Utilizzando
questi dati, poi normalmente uno solo di questi dati, che nella gran parte dei casi è stato il livello di concentrazione, tranne qualche caso in cui hanno utilizzato il rilassamento o lo stress, si è potuto interfacciare il videogiocatore con il videogioco stesso. Ecco, la cosa interessante riscontrata dopo numerosi test, decine e decine di test su decine di persone diverse, è che ovviamente il videogioco deve essere calibrato sul singolo videogiocatore. Per due motivi principalmente: uno, perché il software emotive richiede un training sul livello medio di rumore dei segnali elettrici, e quindi ognuno di noi ha un rumore comunque lievemente diverso dagli altri, e poi perché su questi livelli, supponiamo il livello di concentrazione, vengono applicate delle soglie che sono comunque soggettive, dipendono da persona a persona. Passiamo a una slide molto più pratica, in cui possiamo vedere il primo di questo videogioco. A sinistra vedete il link GitHub, poi dirò due parole su GitHub, per ora basti sapere che cliccate su questo link e accedete ai codici sorgenti del videogioco, oltre che un mini tutorial e una documentazione descrittiva del videogioco e del software. Puoi pure eseguire il video, Giacinto, grazie. Questo è un videogioco semplicissimo, in cui vedete un aereo militare, scelto dai ragazzi, in una radura. Lo scopo cos'è? È sollevare l'aereo dal suolo, sollevarlo con il pensiero, in particolare con la concentrazione. Maggiore la concentrazione, maggiore la forza che spinge l'aereo verso l'alto. Nel momento in cui la concentrazione cala, questa forza che spinge l'aereo verso l'alto viene meno e l'aereo casca. Il numero che vedete è l'altezza massima raggiunta dall'aereo. Ora, questo è un videogioco di una semplicità disarmante, è quasi esagerato definirlo videogioco, ma in realtà è un livello di coinvolgimento da parte del videogiocatore, ma anzi soprattutto da parte di un gruppo di videogiocatori che si cimenta col gioco, poi ovviamente fa la sfida al suo interno, che ha avuto un discreto successo. Anche nell'evento Futura di cui vi parlava la mia collega Roberta prima, avevamo un bel campanello di persone attorno alla nostra piattaforma per provare e sfidarsi. Vediamo il secondo. Il secondo è un videogioco che vuole ricalcare un vecchissimo videogioco che è Arkanoid. È stato ribattezzato dai ragazzi come Mind Arkanoid. A sinistra vedete sempre il link al progetto GitHub, quindi con i sorgenti e la documentazione. Se fai partire il video, Giacinto, vedete come si svolge il gioco. Il videogiocatore ha un paddle in basso che può scorrere da sinistra verso destra o da destra verso sinistra. L'obiettivo è far rimbalzare la pallina senza che questa caschi, in modo tale che colpisca i blocchi in alto e li distrugga. Dove sta l'interfaccia con la BCI? Sta nel fatto che quando il videogiocatore si deconcentra, la pallina diventa più trasparente e quindi diventa meno visibile e il gioco diventa più difficile. Il movimento del paddle, inizialmente i ragazzi volevano realizzarlo tramite un eye tracker, quindi monitorando la posizione dei bulbi oculari, quindi in base a dove guardano i nostri occhi il paddle si muove. Non avendo a disposizione questo tipo di dispositivo, hanno utilizzato il giroscopio di cui è dotato il caschetto Emotive. Quindi per muovere il paddle bastava ruotare a sinistra o a destra la testa, rimanendo sempre concentrati, perché altrimenti il calo di concentrazione corrispondeva a una pallina che diventa invisibile, o comunque diventa molto meno visibile, e il gioco diventa più difficile. Abbiamo avuto altre occasioni poi effettivamente per presentare questi progetti. Uno è stato il Salone del Libro di Torino presso lo stand del Senato e del MIUR, in cui abbiamo partecipato io, il nostro dirigente scolastico Ivan Re e due alunni. E poi un'altra occasione molto importante che è stata la Maker Fair di Roma 2019, in cui abbiamo realizzato uno stand come Itis del Pozzo, e questi sono i due alunni che hanno partecipato, che vedete sotto i riflettori di una telecamera dei giornalisti. Inoltre l'evento Futura è stato un interessantissimo campo di test, perché ha permesso di avere un sacco di utenti di questi videogiochi, decine e decine e decine. È stato piuttosto sfiancante per gli alunni mettere, togliere il caschetto, farlo provare, perché si andava avanti a 8-10 ore al giorno. È stato veramente un grande impegno, ma di grandissima soddisfazione sia per noi docenti che per gli alunni.
E poi ovviamente se date creatività, se date modo, se date spazio agli alunni di elaborare idee, vedete qua in questa foto è rappresentato un test di controllo di un rover tramite il caschetto. Ecco, quindi questo un possibile progetto futuro di interfaccia BCI to robot. Lascerei la parola ora a Roberta. Con questo progetto i nostri studenti hanno acquisito non solo competenze tecniche. Tutti quanti abbiamo almeno una volta provato la frustrazione di dover utilizzare qualcosa che non era stato progettato per noi. A me è capitato di dover cambiare la lampadina di un fanale di un'automobile e di doverla smontare mezza per riuscirci. E in quell'occasione quindi mi sono chiesta: ma chi cavolo l'ha progettato sto fanale? Sicuramente il progettista avrà dovuto tener conto di ottimizzare diversi fattori come il costo, la velocità di assemblaggio, eccetera, ma non ha sicuramente tenuto conto dell'uso che doveva fare l'utente finale. Non aveva seguito i nostri corsi. Noi invece, grazie al progetto in collaborazione con l'IIT, insegniamo ai nostri studenti che bisogna tenere conto dell'utente finale. Ma andiamo oltre, cioè per avere un buon software bisogna fare in modo che questo sia facilmente fruibile dall'utente finale. Ma cerchiamo invece anche di farli ragionare sul human-centered design in senso lato. L'utente finale non è da intendersi solo come il cliente, ma dovrebbe essere pensato come l'essere umano nella sua completezza, perché la tecnologia deve portare opportunità di sviluppo e non discriminazione. Cerchiamo di parlare ai nostri studenti della tecnologia antropocentrica. L'uomo deve essere valorizzato, supportato dalla tecnologia e non sostituito. Questo argomento poi lo approfondiamo ulteriormente in quinta quando introduciamo l'intelligenza artificiale con tutte le sue implicazioni socio-economiche. Ragionare sullo human-centered design ha portato diversi vantaggi. Ci ha permesso di introdurre le neuroscienze in un corso tecnico, così i ragazzi hanno potuto capire come funziona il loro cervello e quindi hanno potuto conoscersi meglio. Inoltre ci ha permesso di sviluppare una di quelle soft skill che sono ritenute fondamentali per il futuro, il lavoro del futuro, dal World Economic Forum, ovvero l'intelligenza emotiva, la capacità di riconoscere i nostri sentimenti e quelli altrui. Per Goleman ci sono 5 caratteristiche principali nell'intelligenza emotiva e noi, grazie a questi progetti con l'IIT, abbiamo sviluppato in particolare la motivazione, come abbiamo visto con la creazione di videogiochi, e l'empatia attraverso il design antropocentrico. La capacità di mettersi nei panni dell'altro, vai pure avanti, porta con sé anche un altro risultato, secondo me, anche molto importante, cioè l'educazione all'inclusione. Nella slide dopo c'è un video realizzato da una famosa azienda, penso che non si sentirà neanche stavolta, comunque in inglese, ma un'immagine vale mille parole. Pone l'attenzione su un diritto inalienabile di ogni bambino, cioè il diritto al gioco. I nostri ragazzi, dovendo realizzare dei software che dovevano poter essere utilizzati da persone che avevano delle difficoltà, gli ha permesso proprio di entrare
veramente nelle scarpe di un altro. E quindi è un valore sicuramente aggiunto a questo progetto. Questo era il progetto che abbiamo realizzato l'anno scorso. Invece quest'anno il tema è stato diverso e adesso Giacinto lo descrive. La tematica di quest'anno, diciamo che siamo partiti da un altro problema che ha visto sostanzialmente, ha preso ispirazione da alcune prese di posizione durante il recente lockdown, durante la quarantena. Quando ad esempio l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha promosso il gaming come attività di intrattenimento salutare proprio durante quelle condizioni in cui più o meno tutti quanti ci siamo trovati a rimanere in casa, diciamo, per diversi mesi. E altre istituzioni, ad esempio il governo della Polonia, ha cercato anche di promuovere l'educazione allo sviluppo di videogiochi come modo per coinvolgere gli studenti. Inizialmente la nostra idea era quella di cercare di presentare un progetto simile, ma abbiamo avuto un'ulteriore fonte di ispirazione pensando a quali altri tipi di necessità potevano essere soddisfatte durante questo tipo di attività. E una delle fonti di ispirazione è stata questo video che la Volkswagen ha mostrato alcuni anni fa per dimostrare il valore che un'attività di intrattenimento può avere nel promuovere dei comportamenti salutari. Qui vedete delle scale di una metropolitana che vengono arricchite di alcuni congegni in modo tale da lasciare una sorpresa il giorno dopo per chi dovesse passare di là per andare al lavoro. Ossia una sorta di pianoforte. Dei tasti musicali, la gente comincia a esplorare questo tipo di possibilità di interazione, riceve feedback. E come vedete c'è coinvolgimento. Il coinvolgimento deriva dal feedback, il coinvolgimento deriva dal fatto di avere il proprio corpo come strumento espressivo in questo caso. La conseguenza qual è stata? Che molte più persone tendevano a voler utilizzare le scale, chiaramente con ricaduta positiva a livello della salute rispetto all'utilizzo delle scale mobili. A partire da questo abbiamo pensato perciò di presentare lo sviluppo di videogiochi, la progettazione dello sviluppo di videogiochi come attività per i ragazzi a livello di insegnamento durante la quarantena in termini di Exer Game Design. Quindi si tratta di serious game che promuovono attività fisiche, una salutare attività fisica, che proprio nel momento del lockdown era limitata a causa del fatto che era necessario stare a casa. E questo tipo di attività è salutare per il corpo, ma anche per la mente. Diciamo che esistono diversi tipi di videogame commerciali che hanno questo tipo di dinamiche. Pokémon Go richiede di muoversi in giro per spazi molto ampi all'interno di città, ad esempio, per raggiungere degli obiettivi. Il vecchio Wii Sport utilizzava i sistemi di controllo del Nintendo Wii per coinvolgere tutto il corpo durante l'interazione, e come pure giochi come Dance Dance Revolution che richiedevano di muovere a ritmo i propri piedi per premere dei pulsanti e seguire perciò il ritmo della danza sullo schermo. Avevamo perciò un aspetto di coinvolgimento, di motivazione tipico dei videogiochi con quello prodotto dal movimento corporeo, e da questo è nata l'idea dell'iniziativa di Compiti in Movimento. Sostanzialmente le lezioni che sono state tenute ovviamente online in quel periodo hanno mostrato ad esempio diverse modalità di interazione uomo-macchina che richiedevano ad esempio il massimo incentivo al movimento del corpo. Diciamo che è stato possibile spiegare diversi aspetti neurocognitivi, ad esempio di integrazione sensoriale,
e i benefici del movimento sul cervello, quindi aprendo ai ragazzi un altro tipo di ambito conoscitivo relativo sempre alle neuroscienze e proiettato da un lato verso la salute di mente e corpo e dall'altro verso l'ottimizzazione di interfacce che tracciano i movimenti del corpo umano per permettere il controllo dei dispositivi. Tutto questo nell'ottica di utilizzare tecnologie disponibili a casa di ciascun studente, perciò sempre rimanendo all'interno dei vincoli a cui purtroppo in quel periodo si era sottoposti. E sarà Carlo Canali ora a spiegare più in dettaglio quali sono i tipi di processi che sono stati spiegati ai ragazzi, sia in termini di interazione con macchina, sia in termini dei suoi presupposti a livello neurocognitivo. Grazie Giacinto, buonasera. Sì, a scuola abbiamo cercato di portare alcuni dei concetti che sostanzialmente riguardano quella che è l'interazione tra l'uomo e il robot, più in generale tra l'uomo e le macchine, anche un po' per contestualizzare a livello tecnologico, direi, quelli che sono stati i concetti espressi fin qua. Quindi abbiamo un po' raccontato quello che è uno dei sacri graal della robotica, cioè quello di creare macchine in tutto e per tutto simili all'uomo o in qualche modo che potenzino le capacità dell'uomo. Questo è un'idea che in qualche modo la fantascienza, se Giacinto puoi mostrare la prossima slide, ci racconta molto bene, gli esempi sono infiniti, ma non è relegato a un ambito di fantasia. Quello che abbiamo cercato di spiegare agli studenti è come alcune cose apparentemente fantascientifiche in realtà possono trovarsi nel mondo quotidiano. Ora è abbastanza sintetico il messaggio che questa sera volevo trasmettere. I concetti che abbiamo cercato di spiegare appunto sono quelli di interfaccia uomo-macchina, come l'uomo si interfaccia con la macchina e quali sono i suoi rapporti con qualcosa che è altro, che è hardware, che è meccanica, che è software. Apparentemente può essere una cosa molto distante da quello che è il nostro vivere quotidiano, in realtà non è affatto così. Se andiamo avanti con la slide, compare un esempio di quasi perfetto dispositivo che permette all'uomo di interagire con una macchina, di cui sicuramente tutti abbiamo conoscenza e con cui abbiamo grande confidenza, che è il mouse. Il mouse, se ci pensiamo, non è solo un oggetto che principalmente ci permette di utilizzare il computer, e quello che abbiamo provato a portare nella scuola e a spiegare, ma anche che lascio anche qui come punto di riflessione, è cosa succede quando uso il mouse, quindi non tanto al dispositivo in sé, che è una serie di elementi elettronici, meccanici, ma soprattutto lo spunto di riflessione che lascio qui molto velocemente è qual è l'interazione che noi abbiamo con questo oggetto. Questo oggetto ci permette, se andiamo a vedere la slide successiva, operazioni che in ultima analisi sono molto, molto complesse, se vogliamo, molto complicate. Muovere il puntatore sullo schermo, alla fine basta fare due conti abbastanza banali per scoprire che è un'operazione di estrema precisione. Un'operazione che noi facciamo ormai in modo istintivo, senza pensarci, ma che in realtà ha dietro un'attività, una serie di attività molto, molto sofisticate che poi possono essere più o meno schematizzate. Quindi questo è un piccolo esempio di quella che è l'interazione tra l'uomo e la macchina, in questo caso specifico tra l'uomo e il computer. Di esempi di questo tipo, se ci pensiamo, ne possiamo trovare infiniti. Il volante quando guido una macchina, una leva per azionare una scavatrice, piuttosto che per pilotare un aeroplano. Quindi queste sono tutte
concetti che abbiamo sott'occhio, che usiamo tutti i giorni e su cui magari non abbiamo occasione di riflettere o di pensare. Quindi se da un lato abbiamo parlato di interazione uomo-macchina, il passo da qui alla teleoperazione è abbastanza breve. Le macchine, i robot, non sono solo oggetti che diciamo, utilizziamo per assemblare cose, come magari ci suggerisce l'immaginario, quello che vediamo quando pensiamo ai robot e alle fabbriche, ma sono magari oggetti che in qualche modo potenziano i nostri sensi. Immaginiamo di dover ispezionare un angolo poco raggiungibile, in questo caso vediamo un generatore elettrico. Sostanzialmente l'operatore cosa fa? Prende in prestito quelli che sono i sensi del robot, in questo caso la vista, e li riporta su uno schermo, in qualche modo potenziando quelli che sono i suoi sensi di essere umano. Una cosa così potrebbe sembrare abbastanza semplice, forse scontata, in realtà non è così, perché se pensiamo a qual è la differenza tra un essere umano e le sue capacità e una macchina, è evidente che il confronto è del tutto a sfavore della macchina. Pensiamo solo al tatto. Il tatto è un senso che si basa su un numero incredibile di recettori e che ci permette di avere una sensibilità incredibile nel maneggiare oggetti o fare operazioni anche molto precise. Se pensiamo invece a un robot, questo ha un numero di sensori molto limitati, quindi magari un solo punto di contatto. Perché questa è un'idea che abbiamo ritenuto interessante in un contesto di spiegare alcune idee sulla teleoperazione? Beh, un esempio molto semplice che si può fare, che abbiamo fatto, è quello di afferrare un uovo. Per noi è un'operazione facile, scontata. In realtà, approfondendo un attimo quello che succede nella realtà, scopriamo che ci sono alcuni aspetti molto interessanti. Per esempio, una mano può avere può imprimere una forza anche molto consistente, siamo quasi a 50 kg di forza, che sarebbero sufficienti a distruggere un uovo. La nostra sensibilità ci consente di dosare questa forza e far sì che l'uovo, l'oggetto, possa essere manipolato molto, molto semplicemente. Quando parliamo di teleoperazione, quello che vogliamo fare sostanzialmente è riportare questi concetti, cioè traslare quelli che sono i nostri sensi e le nostre capacità su una macchina, con una difficoltà molto, molto grossa, molto diciamo, notevole, nel senso che, come dicevo prima, una macchina può non avere tutti i nostri sensi, non è così sensibile come lo siamo noi, e quindi viene a mancare quello che è un po' il feedback, quella che è la retroazione tra ciò che stiamo toccando, quindi ciò quello che sta toccando la macchina, e quelle che sono le sensazioni di ritorno, in questo caso specifico dell'esempio, sui nostri polpastrelli. E non solo, diciamo, noi abbiamo alcuni sensi, comunque alcune capacità notevoli tra questi. Questo è uno dei concetti che poi si lega in qualche modo al compito che i ragazzi hanno svolto, quello della propriocezione, cioè il senso della postura, capire dove siamo allocati nello spazio, come ci stiamo muovendo e come ogni parte del nostro corpo è in relazione con le altre. Cosa che per noi è molto semplice, ovviamente è, diciamo, naturale. Questo senso, quindi questa capacità, è molto difficile da riportare su una macchina, magari su un robot che stiamo teleoperando e che magari si trova a parecchi chilometri da noi. Questo può essere fatto con diciamo, soluzioni più o meno tecnologiche più o meno complesse. Qui state vedendo un filmato di un collega dell'IT,
in cui il ricercatore non solo sta teleoperando un braccio robotico, ma in qualche modo ne riceve anche le sensazioni. In questo modo, grazie a quel complesso sistema di leverismi che ha sulla mano, riesce a ricevere indietro le sensazioni di presa e quindi dosare le sue capacità di stringere un oggetto più o meno forte in modo da poterlo afferrare e spostare senza né romperlo né perderlo se la presa diventa troppo debole. Quindi diciamo quello appunto che in un momento in cui purtroppo non era possibile diciamo, giocare assieme con l'hardware, con gli studenti, è diventato comunque un concetto che alcuni elementi di software che poi tra poco vedrete hanno consentito comunque di rendere fruibile. Quindi sostanzialmente abbiamo cercato di trasferire in una serie di progetti questi concetti senza fare uso di hardware o comunque limitandoci all'hardware che qualunque ragazzo poteva più o meno facilmente avere in casa. Quindi diciamo, abbiamo un po' ricalcato la falsariga di alcuni oggetti che oggi sono anche commerciali per ottenere dei risultati che diciamo, tra poco vedrete. Fernando adesso magari vi racconta un po' più gli aspetti tecnici di quello che è successo, quindi lascio a lui la parola. Sì, grazie Carlo, buonasera a tutti. Sì, adesso vorrei parlare brevemente degli aspetti tecnologici e implementativi che abbiamo fornito ai ragazzi dell'ITIS del Pozzo nel contesto di Compiti in Movimento e nell'ambito, quindi nel realizzare un videogioco di tipo Exergame, ovvero un videogioco che promuove l'esercizio fisico. A livello commerciale esistono diversi dispositivi che è possibile, volendo usare, per la realizzazione di questi tipi di videogiochi, però principalmente hanno delle problematiche, ovvero che hanno bisogno di un'interfaccia software a pagamento o gratuita che deve essere già sviluppata, oppure inoltre sono anche costosi, quindi non tutti lo possono disporre. Ad esempio nella foto in basso a sinistra vediamo il famoso Kinect, invece sulla destra vediamo il nuovissimo Nintendo Switch Ring Fit. Quindi il nostro obiettivo è stato quello di fornire una sorta di versione home edition, che è nella prossima slide, fornendo delle componenti software che si interfacciassero con quello che i ragazzi avevano già a casa, ovvero un computer e soprattutto una camera. Quindi abbiamo voluto realizzare dei videogiochi di tipo Exergame, quindi che stimolano il videogioco, che scrivono il movimento, grazie all'uso della camera. Abbiamo fornito quindi dei moduli, diciamo, abbiamo spiegato dei moduli nell'ambito del post detection, che nello specifico sono Open Pose e Open CV, che vedremo successivamente nelle prossime slide, e i ragazzi successivamente hanno realizzato, alcuni ragazzi hanno realizzato un videogioco tramite la piattaforma Processing, che precedentemente Simone ha spiegato nelle precedenti slide. Vorrei dire due parole brevemente sul contesto post detection, ovvero è quell'elemento hardware e software capace di analizzare
tramite l'immagine, ma ovviamente in questo caso perché i ragazzi avevano a disposizione degli strumenti già a casa, che è capace di questo modulo, capace di analizzare e rilevare la posizione di un oggetto di interesse. Ovviamente dipende la complessità dell'algoritmo, è necessario un hardware specifico, ad esempio una scheda video dedicata, per ottenere delle performance adeguate. In questo contesto, come detto, abbiamo spiegato ai ragazzi come poter utilizzare OpenPose o OpenSCP. Nella slide successiva presento un video molto breve che spiega questo modulo sviluppato da dei studenti della Carnegie Mellon University che mostra le potenzialità di questo algoritmo, ovvero tramite delle immagini è possibile rilevare i punti di interesse del corpo umano e poi darle in pasto al videogioco, in questo caso per la realizzazione di videogiochi tipo Exagame. Nella prossima slide è è spiegato brevemente come è possibile utilizzarlo e soprattutto dove è presente. Se uno va nel link di GitHub è possibile visionare il codice, quindi poter anche contribuire. In ogni caso è una libreria software che tramite il solo uso della camera riesce ad analizzare live posizioni del punti del corpo e quindi processarli opportunamente. Però il OpenPose ha la necessità di avere un hardware specifico, per una scheda grafica specifica. Quindi abbiamo pensato che per quei ragazzi che, o comunque in generale per chi ha un hardware un pochettino più datato, di fornire un secondo tipo di algoritmo, ovvero basato sulla libreria, una libreria che fornisce delle funzionalità pronte all'uso nell'ambito della visione artificiale. Nello specifico, tramite OpenCV è stato possibile rilevare il colore, specificato mediante la metodologia tonalità, saturazione, e nella prossima slide, puoi girare la slide? Mediante la tonalità, saturazione e valore, quindi specificando il colore di interesse nell'algoritmo, ovviamente è possibile analizzare l'oggetto e poi rilevare la posizione in 2D per poi darlo in pasto al videogioco di tipo Exagame. I ragazzi hanno utilizzato principalmente Processing, ma non solo, perché è una piattaforma, come già detto da Simone, facile da usare con diversi linguaggi e soprattutto fornisce un ambito di sviluppo AID col quale è possibile prototipare velocemente. Vorrei comunque dire che in generale sta alla creatività dei ragazzi, comunque della persona, nel poter utilizzare la componentistica a basso costo, comunque che non è all'avanguardia, per poter creare un'esperienza ludica che sia interattiva, coinvolgente e soprattutto che stimola il movimento. Prenderei io la parola se... Giacinto, se puoi andare subito sulla slide di compiti in movimento, quella qui in GitHub, perché so che siamo un pochino in ritardo e cerco di essere il più conciso possibile. Ecco, tutti i videogames prodotti dai ragazzi sono presenti sulla piattaforma GitHub, quindi sia i sorgenti che la documentazione. Passiamo subito a vedere degli esempi con dei video. Non vi mostro per motivi di tempo ovviamente tutti i singoli videogiochi perché sono molti e mi scuso con i ragazzi che magari ci ascoltano che non faccio vedere il loro videogioco, ma semplicemente per una questione di tempo. Questo primo videogioco è un clone di Just Dance, si chiama Shake Your Body. Si tratta di ballare con un motivo musicale a scelta dell'utente, registrare i movimenti tramite OpenPose e poi il videogioco ha come finalità quella di riprodurre i movimenti del ballerino che
si immagina sia un ballerino provetto, eseguirli quanto meglio possibili. Il videogioco fornisce un punteggio finale che corrisponde a quanto bene è stato rieseguito quel tipo di balletto. Il videogioco successivo è un clone di Pong, si chiama appunto Pong. Se vedete il video, vedete la schermata della webcam dell'alunno che lo riprende, poi in alto a sinistra vedete il campo di gioco. È un campo in cui ci sono due paddle, quello di sinistra è mosso da un'intelligenza artificiale, mentre quello di destra è mosso dal videogiocatore, il ragazzo che vedete nel video. In particolare la posizione del suo naso, quindi della sua testa. Vedete che alzando, abbassando la testa, il paddle si alza o si abbassa. Il successivo è di nuovo un gioco che ricalca un videogioco molto in voga ormai meno 20 anni fa, Space Invader. Qui si tratta di muovere una navicella spaziale a destra o a sinistra con asteroidi che vengono incontro e alieni verdi che stanno in alto e devono essere distrutti. Vedete che c'è uno score che aumenta e vedete che l'alunno che appunto gioca a una certa distanza dalla webcam e deve fare movimenti abbastanza ampi. Ecco, parole sue, ha provato a giocare a questo videogioco in fondo alla stanza, oggettivamente risulta piuttosto complesso perché deve correre piuttosto velocemente da un lato all'altro della stanza. Qual è la metodologia che noi docenti abbiamo utilizzato per far realizzare questi progetti ai ragazzi? Ecco, mi permetto di iniziare questa breve parte, questi ultimi minuti, con una citazione, che è una citazione di Richard Feynman, che è un fisico, uno dei fisici più celebri del dopoguerra, e questa citazione dice: io non capisco ciò che non posso creare. Questa è una frase che ho fatto mia sia quando ero studente, un po' di anni fa ormai, che ora che sono docente, ed è una frase che ha un contenuto molto importante, un contenuto che si rifà anche a un paradigma pedagogico, quello di John Dewey, e anche poi in parte dal paradigma della Montessori, che è quello dell'imparare facendo. Imparare facendo in che maniera? Abbiamo abbinato due tipi di apprendimento, il game-based learning e il project learning. Cosa significa? Beh, intanto queste attività sono tutte dei progetti, per cui i ragazzi li svolgono partendo da una fase iniziale di pianificazione fino a una fase finale di conclusione del progetto, di termine del progetto, su cui poi entro nel merito più dettagliatamente fra un momento. E poi game based, perché è basato sul gioco. Basato sul gioco però in un modo, in un'eccezione un pochino particolare, nel senso che non si agisce a livello del giocatore, ma si agisce a livello del creatore, dello sviluppatore, del programmatore che crea il videogioco. Questa cosa di creare un videogioco fornisce comunque un interesse, un livello di interesse molto alto, una motivazione molto alta, al creare un qualcosa che mano a mano che la creo, la sviluppo, la arricchisco di funzionalità, diventa sempre più giocabile, sempre più interessante. Com'è che funziona il processo che abbiamo adottato con i nostri alunni? Funziona ricalcando una metodologia standard dell'ingegneria del software, che è la metodologia agile, metodologia che è nata nei primi anni 2000, esiste un manifesto della metodologia agile consultabile in internet. Che cosa prevede? Prevede una prima fase, indicata nella figura come plan and training, in cui l'ente attivo, l'entità attiva è essenzialmente IT, che fornisce nozioni, fornisce un training, fornisce obiettivi su quello che i ragazzi possono fare. Poi si entra in questo loop, in questo anello, in cui le parti attive sono inizialmente alunni e docenti nella fase di design, i singoli gruppi di alunni progettano, sviluppano idee, fanno brainstorming per ideare un videogioco, fase al termine della quale inizia la vera e propria parte che riguarda la scrittura di codice, quindi lo sviluppo, e lo sviluppo è lasciato totalmente agli alunni. E infine, dopo lo sviluppo, avviene una fase di test, in cui partecipano attivamente sia alunni che docenti, e la fase di test permette ovviamente di vedere se ci sono problemi e vedere se sono stati raggiunti gli obiettivi. Normalmente questo anello viene percorso tante volte, anzi è compito del docente battere poi il tempo, nel senso che è importante coordinare gli alunni
a svolgere queste fasi in rapida successione. Ecco, sarebbe questo tipo di loop metodologico ha una durata che va da qualche giorno fino al massimo 2 settimane. Sarebbe controproducente fare una lunga fase di design con magari dopo un mese di sviluppo e poi una settimana di test. Ecco, sarebbe piuttosto noioso e poco motivante per gli alunni. Invece, magari compiere tanti giri di questo processo, ma nel giro di pochi giorni, è molto motivante e molto coinvolgente per gli alunni. Al termine, quindi, quando l'ultimo giro, l'ultima fase di test insomma, è soddisfacente, le funzionalità del videogioco sono ritenute soddisfacenti e rispecchiano gli obiettivi che ci si era dati all'inizio, si termina. Fase terminale è comunemente detta deploy. Ovviamente nella scuola noi non vendiamo nessun videogioco, non mettiamo in produzione nessun tipo di software. Il deploy coincide con un aspetto che è di fondamentale importanza, ovvero la presentazione del videogioco da parte dei loro creatori. Quest'anno si è svolta l'ultimo giorno di scuola alla classe e ai docenti, ma si può svolgere anche in ambiti più estesi, quindi in mostre, fiere come Futuro o Maker Faire. E poi con un altro aspetto importante, quello della valutazione, e infatti questa attività poi è stata valutata sia nella mia materia che nella materia della collega Molinari. Il tutto è stato complicato perché tutto questo è stato svolto in modalità a distanza, quindi strumenti di lavoro collaborativo come il G Suite scolastico e la piattaforma di Version in GitHub sono state assolutamente fondamentali. Vedo di finire perché siamo già in ritardo di 6 minuti. Per citare che questa metodologia è applicabile anche a esempi più complessi di cui non vi abbiamo parlato, ve ne cito uno solo che abbiamo iniziato quest'anno che poi è stato interrotto a causa dell'emergenza sanitaria, ed è un esempio in cui una BCI, che è questa headband della Muse, permette di azionare una mano robotica stampata in 3D dai ragazzi. Vedete che c'è la mano robotica, poi c'è un polso provvisorio costruito con dei Lego, ma che poi diventerà effettivamente in materiale PLA stampato 3D, di servomotori, una scheda Arduino che azioni i servomotori, una scheda Raspberry che pilota l'Arduino e legge i dati dal Muse. Quindi assolutamente un'architettura più complessa, per la quale però la metodologia di cui vi ho appena parlato funziona esattamente nella stessa maniera. Per concludere, torniamo alla citazione iniziale di Richard Feynman: creare per capire, capire che cosa? Ebbene, un sacco di argomenti appartenenti alle discipline più disparate. In questa bolla gialla ho indicato vari argomenti volutamente mischiati fra loro, non sono organizzati per discipline, vedete fisica, programmazione, geometria, computer grafica, smart working. Abbiamo dei ragazzi che tutto sommato in questa esperienza di didattica a distanza sono diventati dei master in smart working. Se un domani andranno a lavorare in un'azienda, loro saranno già pronti, che so, a creare un meeting online o a svolgere una presentazione a distanza. Ecco, quindi un piccolo vantaggio, così se possiamo dire, anche questa modalità didattica a distanza è stato questo. Vedete concetti come studio di funzioni, matematica, Soccer Berkeley e, in ultimo ma non per importanza, lingua straniera. Tutti questi progetti sono documentati in lingua inglese. E io qua direi che ho finito, posso lasciare la parola a Giacinto per le conclusioni e poi eventuali domande. Conclusioni molto brevi che si basano sull'evidenziare che quello che i ragazzi hanno fatto è imparare facendo, ma imparare qualcosa sugli utenti, possiamo dire, facendo qualcosa per loro. Perciò si è parlato di insegnare elementi coinvolgenti di game design, visto che il risultato sarebbe stato un prodotto coinvolgente per lo studente, in una prospettiva di design centrato sull'utente, centrato sull'umano, centrato sulla persona, capace di sensibilizzare gli studenti in relazione a problemi e anche le capacità, ad esempio, rimanenti di persone in difficoltà a causa di una disabilità, e all'importanza delle attività salutari per il benessere del corpo e della mente, come abbiamo visto per quanto riguarda quelle relative al periodo del lockdown. In questa lezione ha avuto un ruolo fondamentale presentare nozioni sia di neuroscienze, anche in relazione all'interazione uomo-macchina, sia una serie di elementi che rientrano nella complessità della persona, per farne comprendere, a partire da processi neurocognitivi e aspetti tecnologici come ad esempio quelli delle brain computer interface che si basano sull'elettroencefalografia, oppure aspetti relativi a costrutti psicologici come quello dello spazio peripersonale,
e in funzione anche della comprensione di come tali concetti possono essere utili e devono essere utilizzati per riuscire a realizzare in modo pratico delle soluzioni di design centrato sull'utente o su un utente che ha una serie di capacità purtroppo limitate a causa di una disabilità, oppure per innescare una serie di attività salutari nel caso invece che abbiamo visto degli exergame. E ringrazio tutti e ringraziamo tutti e se avete delle domande possiamo procedere. Allora, sì, per quanto riguarda le domande c'è Eleonora che chiede se sviluppate anche giochi per il potenziamento cognitivo e l'allenamento cerebrale per la fascia di popolazione degli adulti e poi se può essere utilizzato il Muse con il gioco dell'aereo da sollevare. Allora, io sulla domanda del Muse posso rispondere al volo? Prego. Allora, con il Muse abbiamo avuto un problema tecnico legato alla casa produttrice di Muse che ha tolto dal commercio l'SDK. Problema tecnico però è stato risolto brillantemente da un mio studente, il quale ha sviluppato tutto un software in Python, scritto in linguaggio di programmazione Python, per far interagire il Muse con un qualunque software in ambiente Windows. Ora, la cosa è caduta proprio quando è stata chiusa la scuola, inizio lockdown, quindi il progetto è sospeso, ma assolutamente sì, è fattibile utilizzare Muse con qualunque altro tipo di videogioco come quello dell'aereo, assolutamente sì. Per quanto riguarda invece gli aspetti relativi al potenziamento cognitivo, diciamo alla stimolazione cognitiva, sia degli adulti secondo o degli, in particolare degli anziani nell'ottica del brain training, questo tipo di tematica è sviluppata già diciamo dal 2005-2006 quando fu utilizzato all'inizio il brain training del dottor Kawashima su piattaforme Nintendo e gli studi più recenti si stanno orientando verso sistemi che cercano di, appunto, secondo la logica che abbiamo adottato, coinvolgere quanto più possibile la persona a livello sia cognitivo sia motorio, ove questo sia possibile. E, abbiamo attualmente in IT alcune linee di ricerca che si stanno occupando della questione, speriamo il prossimo anno di far vedere i primi risultati. Ok, grazie. Io ho altre due domande. Innanzitutto vi voglio ringraziare, l'avevo anticipato a Giacinto quando mi ha fatto vedere lo spoiler della presentazione, che io sarei stata veramente un'entusiasta spettatrice di questo evento perché i temi e anche il progetto che avete realizzato per me è qualcosa di eccezionale. Io volevo fare una domanda sul metodo che in questo caso è stato utilizzato per portare, diciamo, conoscenze tecnologiche e neuroscientifiche. Mi domando se secondo il vostro parere è un metodo che possa essere applicato anche ad altre discipline. Ma posso rispondere io? Sicuramente sì, anzi è già stato, ha già coinvolto altre discipline. Ti faccio un esempio velocissimo, la lingua straniera. Tutti quei link ai repository GitHub che vedete sono corredati da documentazione scritta sempre in lingua inglese, anzi in vari casi anche valutata dalla collega di lingua straniera, quindi i ragazzi qui sono motivati a scriverla per benino perché qui si beccano un po' di inglese, ecco, sono un altro per quello. E ti faccio un esempio più complesso, pensiamo anche al caso al videogioco dell'aereo di cui abbiamo appena parlato. Nello spazio virtuale del videogioco tu hai un aereo che è soggetto alla sua forza peso, quindi una forza che ha la direzione lungo la verticale, la perpendicolare al suolo, che tira l'aereo verso il basso, e poi in questo spazio virtuale esiste un'altra forza, che non è una forza fisica, è una forza fittizia, che è legata all'intensità della concentrazione. Quindi per modellare questa cosa all'interno di uno spazio virtuale di un videogioco occorre utilizzare la seconda legge della dinamica, quindi la F uguale MA, e quindi entra in ballo pesantemente la fisica. La fisica che coinvolge sì una forza fisica che è la forza peso, ma anche questa forza fittizia legata alla concentrazione che lo studente in qualche maniera, il ragazzo che ha sviluppato questa cosa in qualche maniera si è inventato una formula matematica questa volta che collega quel valore fra 0 e 1 misurato dall'Epoch Plus con una forza fittizia che permette di sollevare. Quindi questi due esempi al volo che mi sono venuti in mente. Sì,
Quindi la risposta breve è sì, però grazie anche per gli esempi, così ne abbiamo veramente una dimostrazione concreta. L'altra domanda che volevo fare riguarda la sensibilizzazione, no, ai temi anche della salute, che è stato uno degli obiettivi diretti di questo progetto. Mi domando se questa sensibilizzazione che facciamo tramite lo user-centered design si possa fare anche al di là dei suoi aspetti ludici, quindi in contesti appunto meno ludici. Io sì, certamente sì. Il design antropocentrico l'abbiamo subito utilizzato l'anno scorso per realizzare un progetto in cui bisognava creare un software per 10 anni con gravi disabilità sia motorie che visive. Dovevano aiutare questa ragazza a studiare e a essere più autonoma. Se ho la possibilità, che magari può essere ispirazione anche per altri docenti, io avevo preparato delle slide per presentare il tutto alla mia scuola. Se posso condividere, vi faccio vedere di cosa si tratta. Allora. Nel frattempo io vorrei sottolineare una bellissima frase che hai detto tu, Roberta: lo strumento dovrebbe supportare l'uomo e non sostituirlo. Secondo me questa comunque è una frase che dovremmo tenere sempre presente. Sì, grazie, sì, veramente. Allora, l'ho trovato e quindi se riesco condivido volentieri. Okay, vedete lo schermo? Sì. Il progetto si chiamava appunto A-Team, era un team per Alice. Alice è questa bellissima ragazza che appunto purtroppo ha avuto un incidente a 3 anni che l'ha resa appunto in gravi difficoltà motorie. Gli obiettivi di questo progetto erano permettergli un apprendimento, l'autonomia e l'inclusione. Si è creato il team che è formato appunto da tantissime persone, la famiglia, gli insegnanti, la fisioterapista, il CTS di Cuneo, noi dell'ITIS e l'assistente alla comunicazione. E questo è stato anche un valore aggiunto, questa sinergia ha permesso di ottenere un risultato eccezionale. Hanno utilizzato il CTS, fornito questo hardware che è un computer all in one con un grosso schermo touch. Il software che abbiamo realizzato alla fine era un semplice sito, ma nella sua semplicità risolveva diversi problemi: quello di non dover installare niente, di essere accessibile dovunque, essere multipiattaforma e multi. L'interfaccia, qui veniamo appunto nel design antropocentrico, l'interfaccia è realizzata su misura per la ragazzina, quindi dei grossi pulsanti con un feedback vocale, così la ragazzina poteva sapere se stava facendo la cosa giusta. Ad ogni pulsante corrispondeva un gruppo di materie, ogni materia poi aveva, vedete lì sulla destra, delle dispense che i docenti preparavano per lei. I risultati, io spero che riesca a funzionare. Noi abbiamo dovuto realizzare, perché è stato portato a NIUR questo progetto, un video che qui vedete il link. Questo è un breve spezzone, spero che si senta, se non si senta lo descrivo io, in cui l'assistente alla comunicazione si sente o... No. Allora, descrivo brevemente il contenuto. Questo software alla fine ha incluso Alice, perché è stato usato praticamente da tutta la classe. Veniva usato per fare le lezioni, i ragazzi preparavano delle lezioni per Alice. Nel periodo in cui siamo dovuti stare, adesso termino la mia condivisione, in cui siamo dovuti stare a distanza, è stato veramente un valore aggiunto per questa ragazzina che ha potuto continuare a
lavorare tranquillamente da casa sua. Quindi è stata una grossa soddisfazione vedere la sinergia che si è creata e il fatto che i nostri studenti abbiano appunto potuto mettersi nei panni di nuovo ragazzina e quindi provare empatia. Che bellissimo, davvero. Grazie anche per aver aggiunto questo pezzo della storia. Allora, io direi che possiamo anche ridire il sito web in cui possiamo andare a trovare, a cercare i giochi realizzati dagli studenti. Magari Donna, non so se possiamo scriverlo come sottotitolo da qualche parte, in modo che chi vuole può tranquillamente virciare. Presenti, posso... Possiamo mettere il link nei commenti? Sì, secondo me è molto utile. Io comunque rimango davvero molto entusiasta dal vostro progetto e come parole che mi rimarranno in seguito a questo webinar, la creatività, l'inclusione, che è sicuramente un aspetto fondamentale per quanto riguarda la scuola, i benefici terapeutici, perché comunque pensiamo sicuramente alle malattie neurodegenerative, neurologiche, ma possiamo sicuramente applicarla ad altri tipi di problematiche, ecco, e il potenziamento cognitivo, che alla fine è qualcosa che funziona non solo per l'utente finale, ma per chi lo crea, perché sicuramente che le funzioni esecutive sono sempre in attività. Lascio la parola a Donna per le ultime. Ecco, Simone, non sto vedendo che Simone sta aggiungendo i link. Perfetto, quindi entra. Perfetto. E se volete aggiungere qualcosa, ci prendiamo ancora qualche minuto, se no ci salutiamo. Ditemi voi. Penso che grazie ci siamo. Grazie dell'opportunità che ci avete dato, sicuramente. Grazie a voi per averci raccontato questa cosa incredibile, davvero, e averci dato la possibilità di parlarne anche con tutti quelli che ci seguono, che sono professionisti che si occupano di tante cose diverse, anche semplicemente curiosi che si avvicinano al mondo delle neuroscienze. Oggi ne abbiamo vista una applicazione molto, molto concreta. Quindi grazie in assoluto a voi, grazie a Giacinto anche per la proposta appunto di questo evento e per la sua organizzazione. Se ci sarà anche la possibilità di rispondere eventualmente via mail, le nostre email le hai, quindi se puoi aggiungerle D'accordo. Nella web, ad esempio. D'accordo, va bene. Grazie. Io ricordo a tutti che questo video rimarrà su questa pagina e lo metteremo anche sul nostro canale YouTube, perché oggi, forse anche a causa del fatto che è quasi weekend, luglio, magari la gente è andata al mare, quelli che ci vorranno seguire potranno trovarci anche sul nostro canale YouTube, lo metteremo anche sul sito internet, quindi insomma speriamo di raggiungere quante più persone possibili per fare vedere come si possono creare progetti innovativi davvero nelle scuole molto coinvolgenti. Allora io vi saluto tutti, vi ringrazio ancora. E ci aggiorniamo alla prossima. Grazie a tutti. Grazie ancora. Grazie. Grazie. Ciao, buona serata. Ciao a tutti. Buona serata.